Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti in questo video e vediamo un tema importante, non si decide per te, cioè non si decide mai fondamentalmente, va e viene. Fallo decidere ora, ti pregherà e ti amerà. Allora, prima di affrontare questo tema però metti un like. Condividi questo video con i tuoi amici, iscriviti ovviamente al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok, su tutti i miei canali YouTube e ti ricordo inoltre che se vuoi puoi fare una donazione al canale, è sempre ovviamente ben accetta e se vuoi puoi anche abbonarsi è facile, basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino al tastino iscriviti, selezioni l'abbonamento che preferisci. Allora, non si decide mai, va e viene, fallo decidere ora, ti pregherà e ti amerà. Allora, questa è una situazione un po' tipica, no? In cui c'è una persona con la quale magari c'è una relazione da tempo, che fa tira e molla. E non si decide mai ad avere una relazione, anzi, spesso ti dice che non voglio che tu ti ami, non voglio che tu ti innamori di me, bla bla bla. Utilizza molto la psicologia inversa, un po' va, un po' viene, alle volte si incazza e quindi si allontana, poi torna, eccetera, eccetera. E spesso succede che in queste condizioni le persone più sensibili tendono a farsi dei sensi di colpa. Cosa avrò fatto? Avrò fatto qualcosa che non va bene? Come mai? Ma perché? Iniziano a porsi un sacco di domande. E questo è profondamente sbagliato. Non bisogna porsi nessuna domanda, perché se ti poni le domande ti vai a inluppare, no? E andrai a proiettare. Se uno minimo minimo ha un minimo di disistima, se l'amplificherà. Dirà, ecco, è colpa mia, cosa ho fatto? Perché poi le persone che vanno e che vengono sono anche abili nel, diciamo, nel farti vivere il senso di colpa. Cioè, se tu pensi che se n'è andato e poi torna, perché il paradosso è questo, che se una persona va e viene, tu pensi, avrò fatto qualcosa e ti troverai sicuramente qualcosa, che se n'è andato, ma poi è stato buono ed è tornato da me. Questo è proprio, talvolta le persone fanno le donne soprattutto, diciamo la verità, fanno questi discorsi assurdi quando sono coinvolte. Poi se non sono coinvolte diventano delle stronze che, come dire, il problema è quando sono coinvolte. Allora, tu devi capire che questo è un comportamento profondamente sbagliato, profondamente sbagliato. Non devi assolutamente e per nessun motivo stare al gioco, devi uscire fuori dal gioco. L'unico modo per farlo innamorare di te, affinché ti preghi di accettarlo, devi seguire quello che ti dico. Tutto il resto non serve. La prima cosa che devi fare è ignorarlo, cioè quando lui se ne va devi ignorarlo. Il problema è che devi ignorarlo anche quando torna, e questo è il fatto, devi ignorarlo sia quando se ne va sia quando torna. Devi dimostrargli disinteresse. Quando torna devi dire guarda che sto già con un altro, non me ne frega un cazzo di te. Sei una nullità, non vali niente, quell'altro ce l'ha più grosso di te, scopa meglio di te, è più ricco di te, è più simpatico di te e quindi non mi rompere i coglioni, sei un cretino. Devi andare giù pesante. Questo ovviamente io l'ho detto, diciamo, con dei termini un po' forti. E puoi edulcorare anche un pochino, volendo, la cosa, ma non più di tanto. Devi dimostrare a te stessa e soprattutto agli altri di essere una persona
sicura e fiduciosa di sé. Questo è un punto fondamentale. Non devi dirgli le cose con rabbia, devi dirle semplicemente con indifferenza, con disinteresse. No, guarda, sto già con un altro. Tra l'altro ha un sacco di caratteristiche interessanti, secondo me lo conosci. Insomma, ma tu con un altro ci devi andare davvero, però. Non è che devi far finta, devi andarci davvero. Ma devi guardarlo un po' dall'alto in basso. Finché non sentirà forte e certa la paura di perderti, non ti amerà mai davvero. Perché le persone che vanno e che vengono, che somministrano, quindi abbandono, non si innamorano se non sono abbandonate. Perché lo stesso imprinting vale nel verso e nell'inverso, cioè rifiuta che ti rifiuta, abbandona che ti abbandona. E quello è il serbatoio da cui attinge le emozioni. Per cui, paradossalmente, una persona che somministra abbandono è perché dentro di lui c'è l'abbandono, è molto sensibile. E quindi tu non puoi, diciamo così, abbandonarlo prima che lui ti abbandoni, ma poi tanto tornerà, perché poi la sua parte logica tornerà. Allora lì dovrai fargli vivere l'abbandono, lì dovrai essere dura. E tu non dovrai avere invece nessun dispiacere di perderlo, tanto devi pensare, un coglione come quello ne trovo 200.000, anche meglio, ovviamente. Quindi questo è il punto fondamentale, è veramente la base, è veramente, come dire, l'humus. Devi tra l'altro farlo poi combattere per te. Se vorrà tornare, dovrà dare delle prove tangibili, certe, sicure, che prenderà degli impegni. Deve scriverlo, come dire, attraverso un diamante da 10.000 euro, perlomeno. Questo è il concetto. Deve prendere un impegno serio nei tuoi confronti. Altrimenti lascia perdere. Perché perderai solo tempo, ma se segui queste indicazioni vedrai che si deciderà. Ti pregherà di riaccettarlo e ti amerà davvero perché gli stai somministrando quella polpetta avvelenata di cui però la sua parte emotiva va ghiotta. Va ghiotta. Ovviamente devi sempre dimostrare tu a te stessa e anche agli altri di essere una persona piena di risorse. Diventa la migliore versione di te stessa. Ovviamente mai trascurarsi, cura la femminilità. Insomma, devi essere una donna perché questo non devi farlo per gli altri, devi farlo soprattutto per te stessa. Essere al top per te stessa, non per gli altri. E vedrai che si invertirà la clessidra. Questa persona ritornerà da te e farà di tutto per stare con te, veramente farà carte false. Invece, se tu, come dire, quando se ne vai, strisci, lo cerchi, gli telefoni, ti prego, torna, amore, torna, torna qua, gli darai solo forza, ti farai soltanto calpestare, calpesterà soltanto la tua dignità, calpesterà soltanto il tuo, come dire, oltraggerà la tua dignità, calpesterà i tuoi valori, per cui evita assolutamente, ma segui le mie istruzioni. E adesso metti un like, condividi il video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Mi raccomando, se vuoi fare una donazione al canale, ti puoi abbonare al canale, basta che vai nella home page, tastino abbonati, vicino al tastino iscriviti e scegli l'abbonamento che preferisci. In più seguimi anche su tutti i miei social che ci sono, Instagram Massimo Taramasco ufficiale, TikTok Massimo Taramasco e tutti i miei canali YouTube. Mi raccomando, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo video.